Buongiorno. Dottor Lecter, mi chiamo Clarice Starling. Posso parlare con lei? È della squadra di Jack Crawford, vero? Sì, lo so. Posso vedere le sue credenziali? Certo. Più vicino, per favore. Più vicino. Questo scade fra una settimana. Non è proprio dell'FBI, vero? Sono ancora in addestramento all'Accademia. Jack Crawford ha mandato una recluta per me? Sì, sono una studentessa. Sono qui per imparare da lei. Forse può decidere da sé se sono abbastanza qualificata per farlo o no. La tua è una risposta ingannevole, agente Starling. Siediti, prego. Allora dimmi, cosa ha provato a dirti Mix, il multiplo Mix nella cella accanto? Ti ha fischiato. Che ti ha detto? Ha detto, sento l'odore della tua fica. Strano, io non lo sento. Tu usi Evian come crema idratante e qualche volta porti l'eau de terps. Ma non oggi. Ha fatto lei tutti questi disegni, dottore? Questo è il Duomo visto dal Belvedere. Conosce Firenze? Tutti quei dettagli a memoria, signore. La memoria, sergente Starling, quello che ho il posto di una bella vista. Allora forse vorrà comunicarci il suo punto di vista su questo questionario. No. Stavi andando così bene. Non eri rimasta insensibile alla gentilezza. Avevi stabilito un clima di fiducia riferendomi di quell'imbarazzante verità di Mix. E adesso questa tua domanda di cattivo gusto sul tuo questionario. Non si fa così. Mi sto solo chiedendo di dare un'occhiata, dottore. O lo fa o non lo fa. Jack Crawford deve essere davvero molto occupato se è impegnato ad assumere studenti come aiutanti. È occupato a dare la caccia all'ultimo arrivato. Buffalo Bill. Quant'è cattivo quel ragazzo. Lo sai perché lo chiamano Buffalo Bill? Spiegamelo per favore. I giornali non lo dicono. È iniziato con una battutaccia sull'omicidio di Kansas City. Qualcuno ha detto, a questo piace scogliare bombe. Perché pensi stacchi la pelle, agente Starling? Stupiscimi con la tua perspicacia. Lo eccita. Molti assassini recidivi tengono dei trofei delle loro vittime. Io non lo facevo. No. Lei se le mangiava le sue. Adesso me lo puoi passare. Agente Starling, tu pensi di sezionarmi con questo strumento spuntato? No, io pensavo che la sua conoscenza... Sei molto ambiziosa, vero? Sai cosa mi sembri con quella tua borsetta nuova e quelle scarpette a buon prezzo? Mi sembri una campagnola. Un'energica campagnola ripulita con poco gusto. Sei stata nutrita bene, questo ha allungato le tue ossa. Ma non ti sei spinta più la degenerazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? È quell'accento che hai tentato così disperatamente di perdere. Pura Virginia occidentale. Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada a petrolio? So come ti hanno conosciuto in fretta i ragazzi, tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine, mentre tu sognavi una sola cosa. Andartene via. Raggiungere qualunque cosa ti desse la possibilità di arrivare all'FBI. La sua analisi è chiara. Ma è abbastanza forte da rivolgere verso se stesso questa potente intuizione. Che ne dice? Perché non si guarda dentro e scrive quello che vede? O devo pensare che le fa paura? Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarlo. Mi mangia il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
Vola di nuovo a scuola, ora piccola Starling. Vola, vola, vola. Vola, vola, vola.